Oh, non mi ammetto in televisione, appena uno dice. Buonasera. Non mi ammetto nulla. Ma perché ha una lunga storia. Vi ricordate c'è stata la pandemia che c'è ancora, infatti qualcuno sa la mascherina. Te la do in un attimo, solo per riconoscerti meglio. Ecco, ti ho riconosciuta. Perché a volte uno si saluta, poi con la mascherina vai a casa e ti addormenti. Chi era. E questo era qualcosa organizzato con i viaggi già fatti nel 2020 per la giornata mondiale della poesia. Spero di non fischiare tanto il microfono, serve a qualcuno che ti deve parlare, perché altrimenti si sente lo stesso più o meno. Adesso stanno confabulando dietro le mie spalle. Gli ospiti sono qui per vari motivi. Perché a un certo punto questo signore che non vedo da 10 anni, che sa solo mi sa chiamare Mafia, che è l'unica parola italiana che sa, è quella, e io siccome lui si chiama Bush papà e non so dove va l'accento, io lo chiamavo Bush perché all'epoca, quando ci siamo conosciuti, c'era ancora Bush, che ha queste due stupende figlie, hanno avuto il permesso dall'università perché insegnano, ma non è come quella italiana, quindi basostano. E insegnano e quindi gli hanno dato 3 giorni per poter venire. Quindi ci siamo inventati, ci abbiamo anticipato questa cosa. E ora ha ragione Dino che con la luce bassa le foto non vengono bene, però vengono meglio, vero? Però poi non ce la mette tecnicamente. Allora, le coincidenze. La pandemia però, anziché fermarci, abbiamo fatto un disco insieme a lui. Ho approfittato di tutta la musica di uno dei più grandi chitarristi classici di tutti i tempi. Loro dicono viventi, ma io dico di tutti i tempi, perché quando l'ho sentito la prima volta ho detto questo ha superato Segovia e Diaz in un pezzo difficilissimo, e così ci siamo incontrati. Guardate che sono emozionato, quindi dico parole in modo che poi mi calmo, perché devo assolutamente dirlo. Poi mi metto in un posto, a me lo occupano, capito? Metto delle cose in modo che poi mi ricordo e me le tolgono. C'è una cartellina qua, capito? Già me l'hanno tolta. E lo stesso, grazie. La scaletta? Sì, chi me l'ha tolta? È andata, l'ho vista che andava per conto suo. E aspetto sempre che non fischi, perché... Puoi fischiare, puoi provare a parlare a quell'altro il microfono. Dovrebbe essere messo a terra, forse quello. La cassa, però. Sì. Proviamo a metterla a terra, la cassa, non fischiare meno. Prova a parlare l'altro microfono. Ma me l'hanno anche risolto, deve leggere. Mi deve leggere, perché io non devo leggere. Allora, sono uscite appunto. In questa maniera la possibilità di incontrarci con le persone in rete, e abbiamo fatto diversi incontri e sono nati 2 libri, uno che già è un'invenzione già dal titolo, e abbiamo pubblicato quindi in pochissimo tempo, in un anno, neppure un anno, in pochi mesi, 2 antologie, grazie anche all'apporto di questo signore, che poi magari brevemente ve li accenna. E questo. Poi c'era una grande amica che è Patrizia Nizzo, che aveva preparato delle poesie in questo libro che è uscito, è arrivato ieri, l'altro ieri, e che la versione inglese è curata da quella ragazza rossa a cui ho chiesto di sposarmi tanti anni fa. Poi mi ha detto che era troppo giovane, ho detto no, li sposo tutte e due, perché sposando tutte e due. Attaccano di più che sempre. No, perché così mi hanno insegnato a portare il microfono, infatti si sente benissimo così. Allora, quindi è un insieme di cose che si sono messe insieme. E quindi, cosa succede? Avete una cartolina con i nomi, siccome hanno inventato la rete, che non serve solo per dire vado a stirare oppure ho fatto la pizza, serve anche per scoprire chi è Marcus Vinicius, Nicola Lesine, col cui abbiamo fatto un disco, Odek Amarnek, Buk Buc Papai,
perché altrimenti solo di lui dovrei parlare un quarto d'ora. Perché se in Albania conoscono la poesia inglese americana, grazie a lui, perché ha tradotto tutto il mondo di lingua inglese, lui l'ha tradotto in albanese, quando l'Albania faceva parte di quello che noi abbiamo distrutto. Ed è un paese che soffre, come soffre la Palestina, di cui non abbiamo un rappresentante, così come soffre la Romania, in quanto hanno avuto e hanno tuttora delle tragedie. Se pensate, nessun italiano lo sa, che Albania e Grecia non hanno firmato il trattato di pace. Quindi sono, da 70 anni, ancora ufficialmente in guerra. Lo sanno gli albanesi? La maggior parte neppure gli albanesi. Le nuove generazioni non sanno una minchia. Scusate la cosa, perché basta digitare e uno scopre tutto, anche il tipo di mutande che porti, il profumo che porti. Io so il profumo di quella signora là, ad esempio, perché ha detto che non lo cambierà mai, quindi io lo so. Se domani gli devo fare un regalo, devo fare un mutuo per poterlo fare. Quindi andiamo al dunque. Dette queste poche parole sugli ospiti, sono le parole loro che noi dobbiamo sentire, quindi non quelle che dico io. Io ho fatto una breve premessa con la pandaciata in Sicilia, si chiama così quando uno ha l'affanno, perché uno aveva scordato le poesie, l'altro ha perso gli occhiali, quello ha preso l'autobus. Però per fortuna c'è una napoletana che vive in Belgio, che ogni mese ha deciso di venire agli incontri, di farmi la spesa e cucinare. E questo, e qui ci vuole un applauso per questo. Vieni dal Belgio. È la seconda volta che viene e già si è prenotata per la terza. Quindi, c'è stato l'altra volta, abbiamo avuto Marica che è presente questa sera, che è un'altra scrittrice del quartiere, che forse per colpa mia si è cominciato, ma ha cominciato a scrivere da piccola. Mi hai anche chiesto di sposarti quando ero giovane. Cosa hai detto? Un aremo. Ah, sì, e certo. Cioè, ce ne sono alcuni per fortuna. E allora andiamo al. Cominciamo proprio con una che non è festeggiata, ma in effetti è festeggiata, che Patrizia Nizzo, che ti faccio leggere, tu hai già il libro, quindi se la volta leggi il libro, e Patrizia leggerà due poesie. Nel frattempo Marcello si accomoda dall'altro microfono, così lo fa fischiare lui, io mi passo qua davanti, vedo questo. No, piccolina, mi metto qui, ho spazio. Allora, questo non ti darò lo sguardo, facciamo così, facciamo così. Scusate l'emozione. Tratto da Il ramo, la foglia e il vento. E edito da Pellicano. Ok. Lezione di vita. Che mi resta ora? Nel tempo disilluso, nelle ossa rotte dall'usura, negli occhi stretti sull'orizzonte, la voglia di vivere il tempo con le unghie aggrappate alla volta scura dell'amata notte, i scenari assenti quando dovevano esserci, eppure saprei viverli meglio di chi li vive e non li vede. Saprei il momento della parola e quella del silenzio,
con la sicurezza che non avrei avuto quando i muscoli erano forti e il desiderio intatto. È tutto qui l'insegnamento? Scarna e mediocre la lezione. Non capire la vita alla prima spiegazione è una condanna al rimpianto dell'irripetibile. Non c'è rimando, né seconda opportunità. Più forte ora morde la fame di tenerezza. Così commuove tanta bellezza intorno fino alle lacrime di gratitudine. L'assenza del vento. È un tempo senza vento. La mia nuvola ferma piange, lasciando pericolose voragini. La vertigine mi spinge nel solo angolo, rimasto ancora per poco, poi mi lascerà cadere. Dove vanno i fuggiaschi a nascondersi quando perdono le nuvole? La terra senza vento è il peso della sconfitta. Urla maestrale, solleva il mio fardello, mi lascerò strappare le vesti, perché senza te sono solo una fuggiasca che ha perso la sua nuvola. Una tregua dalla vita. Appunto, questo è il senso. Non vedo se un bianco di microfono, penso anch'io. Guarda, sì, guarda, riveniamo a quello, quando questa cosa si stacca. Una tregua dalla vita. Per essere grata al respiro e scoprire che incede ritmico, scoprire che esiste il sorriso per distendere i muscoli tesi. Una tregua per sentire il vento e fermare il tempo qui, ora, nel ventre contorto. Una tregua, ora, tra una lacrima e un sorriso. Una tregua, ora, sospesa tra cielo e terra, come se l'aria fosse leggera e anche l'acqua respirabile, come se potessi in uno stesso momento essere ovunque, come se tutto l'amore fosse una soffice coperta, una bandiera bianca da sventolare. Cosa posso dire dei tuoi occhi, se non che sanno di primavera sfiorita? L'infinito
che hai davanti ha la consapevolezza della costosa vittoria sul lato oscuro e la compassione per i tempi caduti con le proprie e le altrui mancanze. Cosa posso dire del tuo sguardo arreso all'evidenza di ogni esatta percezione? Hai capito quanto è dura l'alba contro la quiete profonda della notte e come sia improbabile camminare sulle nuvole. Sai che lo specchio non sempre riflette il vero, ma che dipende da come ti guardi, e spesso non puoi cambiare la tua percezione. Sai che il dolore di una scarpa stretta confonde un pugno sul cuore, ma entrambi lasciano segni riflessi e confusi. Il vento accarezza ferite antiche e tu lo annusi amandolo. Cosa posso dire dei tuoi occhi arresi? Sei in pace dove pace è abbandonare gli artigli, e questa è la risposta. Chiedo a Marcello di anticipare questa poesia, che è lunga, lui sarà anche forse rapido, e si chiama I miei occhi. La leggeremo solo in italiano, poi invito Ugo Bucci Papai, che è qua in prima fila, a leggere alcune in lingua albanese. Quindi intanto gustatevi questa I miei occhi. I miei occhi stanno cercando luce oltre il tesoro delle tenebre, la loro luce per liberarsi dalle polveri. Tutte le immagini dei dolori del passato, del presente, del futuro, e mescolandosi scoprono le rovine dell'amore umano. Ecco dove sono, cigolano sotto il ghiaccio, respirano, pensando alle loro foglie cadute durante un inverno senza fine. I miei occhi strizzano le stelle per guarirne le ferite del giorno infreddolito. Parlano lingue sconosciute, senza vocali orbe, indifferenti verso la disgrazia dei suoni. Ma chi ne vuole sapere? Hanno perso i vocaboli della luce, le ossa dei canti affogate si nascondono nelle tasche di una vecchia burrasca, lanciando fuochi. Vedo le parole coperte di muffa che nella bocca ci infilano i cuori, frasi con macchie di sangue sopra. I miei occhi bevono sogni salati da
davanti allo specchio del sonno. Attraverso la serratura mi scrutano, mentre salgo la collina insieme ai gabbiani e lo sguardo caldo del cielo. Una donna appare dalle nuvole tremanti e inizia a suonare il flauto. Le sue labbra roventi spaventano i gabbiani che cercano di mettere il mio destino al bivio prima che sparisca la luce azzurra. I miei occhi vedono la donna e rimango con il viso pieno di rughe di una verità celata in un paesaggio indecifrabile. I miei occhi rimangono aperti finché non mi sveglio e nella luce austera della notte chiedo loro di pagarmi per il viaggio solitario nelle città torreggianti della mia memoria. Mi chiedono perdono, mi dicono che la memoria vince il tempo, che non ha né passato né futuro, che passato e futuro non hanno forme, esiste solo il presente, che il presente è importante, il presente come la cera brucia, senza consumarsi, il presente come le lune non si esauriscono, che la luce è il corpo, lo spirito e il suo respiro, che il presente corre senza posa. Voi inventate il passato e il futuro perché non potete afferrare il presente, poiché passato e futuro sono le vostre vite insoddisfatte, fonte della vostra crudeltà. I miei occhi conoscono la felicità della luce. A volte si chiudono per guardare oltre le cortine del passato, del futuro, verificando l'impossibilità del loro rivivere. Si aprono come le cartine e mostrano l'infinità del presente. Si lavano, tolgono il buio del giorno, l'eternità del corpo, dell'invisibile. Il presente è l'anima del mondo, la radice e il tronco, la sfida e la sorpresa di ogni generazione, il respiro incessante del nostro spazio. Comprendiamo l'acqua e solo l'acqua. Dobbiamo convincerci che l'acqua e il tempo non invecchiano né ringiovaniscono. I miei occhi fioriscono dentro, anche se qualcosa mi impedisce di vedere la luce, qualsiasi cosa, il buio, il sonno, la guerra, l'ira, la tristezza, la paura, la pigrizia, la follia, il disprezzo. Il volto della terra lo devo lavare con lei, la devo diffondere ai campi senza tempo dell'universo. Quando i miei occhi rimangono con me, la notte si infrange in tanti pezzi e tutte le sue immondizie si riversano al setaccio del presente. I miei occhi stanno fissando il volto delle tenebre, stanno pascolando negli infiniti prati della luce eterna. La sua erba celeste brilla per indorare la bellezza della presenza lì dove passa la memoria, dove l'immaginazione esplode,
là dove i segreti si scoprono da soli e dove vedo i casi, dove si declinano le nostre menzogne, il passato e il presente. Quelle misure che scegliamo come testimone e che consideriamo quando viviamo la vita o scriviamo la storia. I miei occhi vanno a letto durante il giorno. Loro scelgono di coniugare il buio all'imperfetto. Il sonno perde di peso, i sogni sbiadiscono, il volto sorridente della luce si risveglia d'improvviso, mi tiene sveglio. Ormai lo so, la notte sale sul trono, poiché la luce è nascosta da noi. Così la luce si beffa di noi. Noi non riusciamo a captare la luce, poiché ci occupiamo di omicidi, di menzogne, di fame. Le bocche del nostro tempo sono piene di armi, soli, bruciati, diffusi dappertutto. Le grandi onde furiose dell'inutilità ci bagnano, grondanti in un batter d'occhio. I miei occhi perdono la pazienza dallo scambio della mia luce, inutilizzata nel sonno. Steso tra le chiavi, accanto alle visioni abbandonate, mi vedono nel sonno, nella morsa della cecità. Per questo sono rimasto un dormiglione nel paese dei dormiglioni. Percorrono strade di vedute dimenticate, brontolando, raccontando alle parole volanti chi fossero i loro padroni, i quali continuano ad ammirare i riti della notte. Lo specchio del passato si sgretola e l'argento del futuro si sbriciola. Oso respirare avendo assolutamente di fronte il presente. Tutte le porte del tempo si sono aperte, non hanno serrature. Guardate, le mani dorate della luce stanno piantando i semi delle stelle. Cadono dai pugni come pioggia di fuoco. C'era da tradurre, cioè, ha vissuto sia quella che noi ufficialmente chiamiamo la guerra di Jugoslavia, ma poi ha vissuto le tragedie degli albanesi che sono sparsi fra la Macedonia, la Grecia e il Kosovo soprattutto, dove la situazione è sempre a rischio grazie agli amici degli americani serbi. Ora loro comunque, come tanti in mezzo mondo, compreso la Palestina, sperano sempre degli americani, malgrado lì sono loro che scatenano, come vi direbbe meglio Marco V, 400 anni di storia, 400 anni di guerre. Allora, qui leggerà delle cose brevissime sia in albanese che in inglese,
per farsi sentire la sua voce, poi Marcello le leggerà in italiano. Quelle sono brevissime, ma questa volevo che voi l'ascoltassi, i miei occhi. Che, guardate che occhi, ti levi quel cappello per favore. Guarda, lo tolgo anch'io. Lo tolgo anch'io. Un bel pelato. La fortuna dei pelati. Thou put a blush to forever be in love with words, and words obey them. I really feel speechless, and there's a good reason, a great reason. The reason of my gratitude that no sky can contain. And the second reason is my honor, my being honored to be among you, to be with you, to be one of you, and to share my breaths, which is the raw material of our beloved life. I was thinking of one definition about poets while being here, and it came to my mind that when a poet is born, a war dies. So long live poets. Short. Up to the zone. Do you happen there? Okay. Gjethet e puthjeve që qenin në sy, lindin pyje, dashurie, lutje, qjellore, shpërfillin dhimbje, humbje e fitore. Leaves of kisses sprouting from eyes, create forests of love and sacred prayers, disdaining pains, losses and gains. Le foglie di bacio che sbocciano negli occhi, mettono al mondo boschi d'amore e le preghiere celesti, ignorano dolori, perdite e vittorie.
second one is, në se keni frikë nga zemrat e qajta, e jani në qytetet e zjarta të syve, shëtitni në rrugët e tyre që flasin me yje. If you fear the hearts of eyes, come to the fury of cities of eyes. Walk on the street that speak with stars. Se avete paura dei cuori di ghiaccio, venite nelle città di fuoco degli occhi. Camminate a piedi nelle loro strade che parlano con le stelle. Last one for tonight. Shpirtrat e fjalve shihen në pasqyrat e syve të këngëve. Souls of words are seen in mirrors of eyes bestowed upon songs. Le anime delle parole si vedono negli specchi degli occhi delle canzoni. Thank you very much. Quello che negli anni è avvenuto qui è quello, io ho delle testimonianze, una che è Marica, lo dicevamo, che però è giovanissima, poi c'è un vecchio signore che si chiama Roberto Naponiello, lo potete trovare, che mi conosce da almeno 40 anni, forse di più, e sono veramente felice che con una serie di autobus sia riuscito ad arrivare, perché qui dentro sono successe cose incredibili, e poi qualcuno, grazie anche a quello che ha un nome lungo, si chiama Santa Lucia, c'è una diceva Marino, Santa Lucia. Allora questo è il momento che lui dirà due parole, glielo traduci, e gli consegnerà una targa, dirà due parole sul premio, è quello che riprendiamo a fare tutto sommato. Quindi, come si dice, il fotografo è sempre pronto, gli consegna a far vedere la cosa, che è... Lui ha tutte quattro pareti piene di queste cose che vengono dall'America. Lo devi mostrare così, perché poi il fotografo, ecco il primo foto, abbiamo tre fotografi, tre, ma di quelli, cioè, no, Marco Pasqua non è venuto oggi. Fa la faccia da fesso. È la classica. Non sono aspettato. No. E poi devono essere anche un pochino stanchi, perché non so se avete dormito o girato per Roma. Bene, allora spero di poterti vedere ancora, perché ritengo che sei uno dei migliori amici, anche se ci siamo visti una volta sola. I think my tears... Va bene. Said all. Grazie. Tears are the honey of the soul. Grazie. Vale la pena fare tanta fatica, capisci perché? Lo capisci, cominci a capire perché vale la pena fare grande fatica, perché aver incontrato nella vita delle persone che mi hanno reso umano è stato veramente incredibile, da dove uno parte. Adesso, mi devo riprendere, perché non è... L'ho fatto per primo, perché poi ci abbiamo altre cose da dire, e invito Lidia Popa, lei è romena, però vive in Italia da tantissimi anni, credo che vive in Italia,
una cosa bella, gli piace talmente la lingua che ne ha imparate 7-8. Questo succede, noi italiani non riusciamo a imparare manco un dialetto. E allora io ti lascio alle tue poesie in lingua rumena che poi leggerà in italiano. Buonasera, io sono qui dal 1999, per chi non sa. Ho studiato in modo autodidatto l'italiano. Il primo libro l'ho scritto in italiano, con molto coraggio, perché desideravo dimostrare che il mio popolo non era quello che era percepito qui. Per me era una sofferenza e allora ho detto perché no dimostrare che siamo altro. E tutto il mio cammino, che è iniziato all'incirca 12 anni, è dedicato a questo, a dimostrare che noi possiamo essere anche fratelli. Fratelli di credo, possiamo diffondere la cultura anche a livello internazionale, collaborare tra noi per dare il meglio, per lasciare il meglio alle generazioni future, perché è importante, trasmettere che il mondo deve essere un mondo di pace, di amicizia, un mondo che cura la terra, perché è la nostra casa. Meglio che vi leggo, perché mi sono emozionata. Dies irae. Per chi non sa il latino, è il giorno della furia, il giorno dell'ira. Vi sul petrum de constant în stare de veghe, în somnul care putrezește la răscrucea simțurilor perplexe, evitarea problemelor atavice, elegie perpetuă a învinșilor înainte de începutul murmurelor Duhului. Ne mărturisiți și ascunși poeții bagiocoriți și nostalgici, madrigale furioase ale lumii îndurerate, forțe originale epuizate de dorință, de lovitura timpului, suspin colectiv bucolic. Vorbitorul nu poate fi o plantă, nici măcar un plâns trist de inteligență, implorând lumea conștientă a naufragiului spiritual al dorinței, în incompletitudine încetează tortura eternă a lumilor inefabile. Cu un fior animat, nebunia, sinceritatea absolută a invidiei care tremură în sclipiri de lumină, în întunericul măduvei, umplându-se cu vii șocuri vulgare, conștiința, la limita rezistenței. Entuziasmul celor înviși este o zi de furie. Dies ire. Il sogno penetra costante la veglia, nel sonno che marcisce dei bivi, dei sensi perplessi, scansando noie ataviche, elegia perpetua dei vinti, prima dell'inizio dei mormorii dello spirito. Inconfessi e occulti, i poeti derisi e nostalgici, madrigali furiosi del mondo addolorato,
forze originarie esaurite dal desiderio, lo smacco del tempo, sospiro collettivo, bucolico. L'oratore non può essere una pianta, nemmeno un mesto lamento dell'intelligenza, mendicando il mondo cosciente del naufragio spirituale del desiderio. Nell'incompiutezza cessa l'eterno supplizio dei mondi ineffabili. Con un brivido animato, la follia, l'assoluta sincerità dell'invidia che trema negli sprazzi di luce, nell'oscurità del midollo, riempiendo con vivide scosse volgari la coscienza al limite della sopportazione. L'entusiasmo del vinto è giorno di collera. Ischemia verbiri di un vale a plungeri. Quite explosi de gudron illusi a perfezioni suffoca un destin un nepotenza ultimei vieți. Stevia cu rădăcini adânci în pământ uscat și însetat se scufundă în magma pământului, creând un con de umbră. Setea sufletului de cunoaștere, căutarea printre hieroglife mutate de la marmura gravată în cartușul vieții de fildeș. Subsidiar ca un compromis al inexplicabilului, experimentați această nedumerire, luptându-vă cu morile de vânt teutonice. Ischemia cuvântului absoarbe ultimul neuron dând fatidic verdictul existențialismului cultural în această vale a plângerii. Niște eroi, față în față ai vremii, dezlănțuiți într-o dezbatere, pe aripi rupte în zbor, înainte de a se naște într-un curent. Dragostea aproape lui dispare, sau poate nu a existat niciodată. Tocmai ne-am lăsat păcăliți de o himeră. Un câine plânge mereu abandonat pe marginea drumului. Ce logică are strigătul omului dezbrăcat de simțuri? Omul a uitat să iubească secularul, dar iubește furtuna abstractă a bogăției. Nimic din ce știm nu a fost consolidat în lumina scripturilor antice despre omenire. Silueta unei morgane vibrează în omul cavernelor pe care atât de mult ni-l dorim, cu gânduri descurcate și creierul stresat ca o rodie spartă. Ce știe omul despre eternitate dacă distruge tot ce este etern? Ce himeră l-a născut pentru a avorta ideea autorăstignită, întunecat și luminos pământul încântă vânturi ostile, suflete rănite și deșerturi înghețate din aceeași picătură de puritate, între țărmurile pământului și ceața care se ridică spre cer, o linie de iubire. Ce trist, pentru că noi mai suntem tineri pentru a sublima dorința și nici măcar nu avem energia să suportăm tot răul. Lumea o reînnoiește cu pacte de artilerie grea care varsă sânge. Pe tărâmurile fecioare ale lacrimilor rămânem cu gândul la pace. Stăm în tăcere și implorăm Duhul Sfânt. Noah, putem duce pe toți în cel mai sigur port? Întrebarea este mai tulburătoare decât necunoscutul. Ischemia cuvântului în valea plângerii a început. Grazie.
Ischemia della parola della Valle del Lamento. Quanta raffica di catrame nell'illusione della perfezione soffoca un destino nell'impotenza dell'ultima vita. La stevia, con radici profonde nella terra, arida e assetata, affonda nel magma terrestre, creando un cono d'ombra. La sete dell'anima per la conoscenza, la ricerca tra i geroglifici, si trasferì dal marmo inciso al cartiglio d'avorio della vita, in modo sussidiario, come compromesso dell'inspiegabile. Vivi questo sconcerto combattendo i mulini a vento teutonici. L'ischemia della parola assorbe l'ultimo neurone, dando il fatidico verdetto dell'esistenzialismo culturale in questa valle del lamento. Un faccia a faccia degli eroi del tempo scatenati in un dibattito sulle ali spezzate in volo, prima che nascano in una corrente. L'amore per il prossimo scompare, o forse non è mai esistito. Ci siamo appena lasciati ingannare da una chimera. Un cane piange sempre abbandonato sul ciglio della strada. Quale logica ha il grido dell'uomo spogliato dei suoi sensi? L'uomo ha dimenticato di amare il secolare, ma ama il temporale astratto della ricchezza. Nulla di ciò che sappiamo è stato consolidato alla luce delle antiche scritture sull'umanità. La sagoma di una Morgana vibra nell'uomo delle caverne, che tanto desideriamo con i pensieri sbrogliati e il cervello stressato come un melograno rotto. Cosa sa l'uomo dell'eternità se distrugge tutto ciò che è eterno? Quale chimera ha dato alla luce per abortire l'idea autocrocifissa? Oscura e splendente incanta la terra dei venti ostili, anime ferite e deserti ghiacciati dalla stessa goccia di purezza. Tra le rive della terra e la nebbia che sale al cielo, una linea d'amore. Che tristezza, perché non siamo più giovani per sublimare il desiderio e non abbiamo nemmeno l'energia per sopportare tutto il male. Il mondo lo rinnova con patti pesanti di artiglieria versando il sangue. Sulle terre vergini del pianto rimaniamo con il pensiero di pace. Ci sediamo in silenzio e imploriamo lo Spirito Santo. Noa, possiamo portare tutti nel porto più sicuro? La domanda è più preoccupante dell'ignoto. L'ischemia della parola nella Valle del Lamento è iniziata.
Nicola è sempre stato attratto dalla poesia. Ha accompagnato per anni Claudio Lolli. Fa parte di quella ormai che quasi proibita, l'ANPI. Collabora con l'Associazione Libera e ha una biografia lunga da casa. Durante la pandemia con lui in rete io gli mandavo pezzi di pianoforte, lui ci elaborava, mandavo anche la voce, abbiamo fatto un disco, così come i dischi di Marcos Vinicius, che poi lo sentirete, li potete trovare là, il libro di, insomma, è anche una libreria. Non è che vi stiamo chiedendo di pagare l'ingresso, però è anche una libreria. Chi vuole portarsi via un ricordo, ci sono libri e dischi. Adesso lascio la parola per 3 minuti al Vito che spiega che cos'è questo, perché io non l'ho saputo dire. Abbiamo deciso di ribattezzarlo Premio Pellicano, perché ormai Pellicano è tutto, che sia cult, che sia libri, che sia altro. È un premio che esiste dal 1989, tra gli altri un premio indipendente, completamente indipendente, al di fuori di qualsiasi logica normalmente concepibile nel mercato editoriale. Esiste dal 1989 ed era stato già consegnato da Beppe ad Alberto Moravia, a Dacia Maraini, a Goliarda Sapienza, a Luce d'Eramo, l'ultimo in ordine di tempo, perché nemmeno io me li ricordo tutti, Barbara Alberti nel 2022 in occasione del Festival Liberevento in Sardegna. Per questa edizione, per il 2023, dopo la pandemia, dopo gli anni che si sono susseguiti adesso, abbiamo deciso di riprendere, il premio. E spezzarlo anche in due, vediamo se nasce questa cosa. Perché molte cose che si fanno in Italia, il premio a Mantova, a Genova, eccetera, molte cose che si fanno in Italia sono nate da me. Poi, siccome io non mi vendo a sindaci e assessori, mi hanno fatto fuori e hanno continuato. Però ci sono molte cose importanti che io, che insomma, ho tentato di fare. E quelle cose sono rimaste. Se leggete che ne so, il premio Virgilio a Mantova, negli anni precedenti c'è scritto Presidente Onorario Beppe Costa. E se hanno girato poeti anche stranieri, in parte lo dobbiamo a Igor, a Marco Cinque e in parte insomma anche a me, come l'altro palestinese che ho nominato qualche volta, come Neil Maraidi, che però è venuto a mancare. E questo premio tenteremo di farlo quest'estate, di fare una seconda sezione in Puglia, dove c'ha, lui sa che è invitato, poi a rischio e pericolo, giusto? Infatti, adesso tu ti prendi il sacco, se ti riposi e mi dai un bacino. Marco Cinque, col tamburello e altre azzeccagarbugli orari, cercherà di... Vuoi il microfono, Marco? Sì, grazie. L'asta, questa l'hanno fatta apposta. L'asta ne perde. Ecco qua. Con Beppe siamo già praticamente alla quarta edizione di questa raccolta poetica contro la guerra, Signor No, che trovate all'uscita, i cui diritti d'autore, la cosa importantissima, perché la poesia può diventare anche qualcosa di molto concreto, non solo un messaggio effimero, diciamo così, non solo un nutrimento per l'anima, ma anche un'occasione per aiutare concretamente chi ne ha bisogno. I diritti d'autore di Signor No vanno a questa piccola associazione Gazzella Onlus, che si occupa delle cure e della riabilitazione di bambini palestinesi feriti da armi e da guerra, prevalentemente nella striscia di Gaza. Le
lo scorso anno con Beppe abbiamo venduto più di 1.000 euro di libri, non sono tantissimi, però insomma, essendo libri, comunque qualcosa abbiamo fatto, ecco. E questi soldi sono finiti in carrozzine per disabili, in lettini per il reparto pediatrico, quindi insomma è veramente un grande piacere poi che quello che uno dice diventa anche realtà concreta, insomma. Però stasera vorrei leggere un testo che ho scritto per un altro tipo di guerra, è una guerra quotidiana che abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi, la guerra degli ultimi, la guerra degli esclusi, la guerra degli emarginati. E questa è la storia di una donna che si chiamava Maria, viveva in un piccolo paese di montagna, ogni giorno saliva e scendeva le scale di questo paese, e lei aveva questo problema, era quella che chiamano matti, era una persona pazza, diciamo così, e quindi viveva un profondo disagio, e alla fine non ce l'ha fatta, si è aiutata con quegli stessi farmaci che avrebbero dovuto farla star meglio, e se n'è andata. Il testo si intitola La ballata di Maria. Perché nella concitazione domani avrò un'iniziativa a Salerno, per cui avevo diverse borse e mi sono scordato di portare il batacchio, e quindi gentilmente Dante mi ha concesso un martello che userò come batacchio, così mi si potrà prendere in giro da qui a chissà quanto. La ballata di Maria. Maria che scende e che sale, ogni giorno su quella corriera. Maria che ha lasciato la scuola, Maria che ritorna la sera. Maria che scende e che sale, le sue ossa vendute al lavoro. Maria che si spacca la schiena, per casa, rispetto e decoro. Maria che scende e che sale, che il sale nel sangue fa male. Maria che ripudia l'amore, dopo tante ferite e dolore. Maria che si veste di nero, che parla coi morti dei campi. La domenica in chiesa a pregare, ma l'hanno tradita quei santi. Maria che scende e che sale, la fronte si scioglie nel sole. Maria che arranca il suo passo, Maria che si siede su un sasso. Maria che si toglie lo scialle, con gli occhi la insegue farfalle. Maria che urla da muta, Maria che nessuno saluta. Maria che ha chiuso la porta a cucire i bottoni caduti. Maria che non trova i ricordi, Maria dai sogni perduti. Maria che non dorme la notte, che ormai non mangia più niente. Maria che si toglie i vestiti, Maria che nemmeno ci sente. Maria che scende e che sale, Maria che sta male, sta male. Maria che apre il cassetto, Maria che si sdraia sul letto, Maria che guarda il soffitto, Maria chiude gli occhi e non dorme, Maria che ora vola in alto lassù. Maria, Maria, Maria non c'è più, e Maria, Maria,
Maria non c'è più. E Maria, Maria, 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 e Maria, Maria. Si vede che era di turno, però. Cioè, mi ha fatto il regalo, sai che mi ha portato per Natale? Un panettone, hai presente i panettoni, quelli che si danno ai bambini, quello con gli insetti, che ci mangiamo, ci sono gli insetti. Quello l'ha portato. Ma col cappuccino, solo. Forse con Pandora la prossima volta, da 2 chili. Marco, scusami se... Allora, l'altra poesia che leggerò è dedicata a una persona speciale, che è qui a fianco a me, Beppe Costa. Il testo si intitola Musa e la poesia è, diciamo, è alla fine dell'ultimo libro che ha pubblicato Beppe, curato dal caro amico Vito Davoli, dall'altra parte dell'orizzonte. Musa. Quando lei ti si mostrò vestita di semplice verità, tu rimanesti sedotto dalla consapevolezza di non poterla possedere, farne oggetto di conquista. Non potevi far altro che amarne la sconfinata bellezza, il suo corpo fatto di parola, la sua anima incorrotta, il tono della sua voce calda tra le tue labbra offerte, la sua passione, la sua coscienza, la sua amarezza, scontando negli affanni, le lotte, gli inciampi di una vita. Ed ora,
che i tuoi passi arrancano il cammino. La sua mano di carezza ti continua a sostenere. Nel suo petto ancora si fa brace, battendo note nuove, improvvise, come un ritmo di finestre nude al vento. Poi detta la misura dello sguardo, ne plasma il verbo, catturando l'universo nella curva di una schiena. Il suo canto spalancato vive in te come un sogno, come un volo di tempesta, sciogliendosi nel sole, e il suo nome, fin dalla radice, diventa il tuo Natale. Costa, il mio editore ufficiale e ufficioso. Sì. No, bisogna dirlo. Questa cosa è importante. Vorrei dire una cosa, che normalmente io non pubblico gli amici che scrivono, ma faccio di quelli che scrivono amici. Degli amici. L'ho incontrata oggi per la prima volta. Sì. Quindi manco la conoscevo. Vado avanti, signora. Allora, la prima si intitola Dedali. Dovremmo un po' abbassare perché sono un po' piccina, nonostante i tacchi. Le ruote del carro, carico di masserizie, stridono sul sentiero lastricato dei miei sogni. Trascinano tristezze nella notte, sotto la sottana dorata della grande luna. Qualcuno cerca altra vita. Lontano, camion viaggiano il tempo. Le strade ingombre, ruderi, resti di cingolati, panzer, trofei di guerra. Sui fianchi rari alberi lasciano a terra foglie. Occhi sbigottiti si accendono. Muri e frontiere tracciano nuovi labirinti,
Dedali, dove quasi è impossibile trovare via d'uscita. Forse solo in sogno resta una speranza d'infinito. La seconda poesia si intitola Un tango, per cui mi piacerebbe avere un piccolo sottofondo di questo, di questa musica, se fosse possibile. Perché tutto quello che non gli hanno dato gli amanti, e io ce l'ho pretendo. Perché so che ci sono diversi innamorati del tango qua. Potresti abbassarne il microfono? Perché mi copre la faccia, è troppo alto l'asta. Perfetto. Benissimo. C'è una ricerca. Ho fatto una richiesta eccessiva, forse. Non ce l'hai, non fa niente. Mi accontento, va bene qualsiasi cosa, sei talmente bravo. Marcello, domani serata di tango a casa mia. Perfetto, perfetto. Un tango, solo un tango. La mano appaiata alla tua, l'altra alla schiena, cinge con il braccio delicatamente la vita. L'attimo d'un respiro è l'attesa, la ricerca del sincrono, prima che giunga la musica. Gli occhi chiusi, non è abbandono, è ascolto, da un corpo all'altro corpo, da un'anima a un'altra. Una spirale eterea e densa, fluida, argento fuso. Cerca la terra. Sì, la trovo. Ed è aria nelle ossa. È saldare per un poco, per una scheggia di vita, la faglia, la ferita. Sempre lì in agguato dentro di noi. Nel passo che scolora, la stanza si fa cielo. L'ultima poesia si intitola L'eclissi. Per 24 ore sono scivolata dentro l'eclissi. Stavo in equilibrio nella nostalgia, oscura, densa, una cataratta sul mondo. Navigare piatto, assenza di vento, enigmatico, innaturale, come di chi per cause sconosciute ha dimenticato come si cammina. Talora serve una lacrima, oppure una scossa, un varco nella terra, a ricordarci l'impermanenza, quella bombetta appesa nella insostenibile leggerezza dell'essere. Un vento aspro, novembrino, e quella rosa, in attesa, mi riportò alla luce, nello spettro di un fiore. Devo prendere.
presentare Marcus Vinicius e non ne ho le capacità, perché un enorme, quello che già ci chiamano personaggio, assolutamente in tutto il mondo, mette a disposizione quello, come dice lui, mette a disposizione il dono che Dio gli ha dato. Ha cominciato da 8 anni, però tutto quello che potete scoprire lo potete scoprire su YouTube, sul sito, sui dischi che ci sono. Adesso lui farà ciò che vuole, spiegandoci quello che so che ultimamente è stato ricevuto dal Papa, per cui per questo Papa, perché anche il direttore dell'orchestra, ha fatto una corale, una Maria per coro, si dice così. Fra i tanti premi che ha vinto quello pure per Padre Pio, ha un rispetto enorme per gli esseri umani e quindi spesso fa i concerti e quando ci sono, come dire, da aiutare dei bambini, insomma, quello che abbiamo detto nella proposta della Palestina, lui l'ha fatto in Cina, è stato anche lui in Palestina, eccetera, eccetera. Marco, se tu vieni mi incoraggi, cioè, nel senso che sei anche un uomo normale che cammina. Invece da vicino un po' meno, quindi sì, come ti vuoi sedere? No, io mi sento, va bene nella poltroncina perché so che per la chitarra, ecco, dateci qualche secondo, se non sono chitarre normali, non è che pensare che non so quanti mesi sono passati per poterla avere da Brasile, perché lui in Brasile, dove è nato e ha vissuto, ci stava anche molto volentieri. Certo, è un grandissimo piacere suonare per voi, ma soprattutto partecipare di un momento così bello. Ero lì dal fondo, Beppe mi ha detto, no? Ma perché ero in fondo? Ma perché volevo proprio sentire tutte queste bellissime energie di amore che c'è. Perché sappiamo, quello che parlo anche con i miei allievi, nei master, nelle interviste che dico, non esiste un altro modo di cambiare questo mondo tranne che attraverso l'amore. La poesia che avete letto, alcuni ho potuto capire, alcuni ho potuto intuire, ma sono veramente tutte poesie che parlano di amore, che parlano di tristezza, che parlano di gioia, ma alla fine stiamo facendo qualcosa che, anche se può sembrare piccolo, se si guardiamo dall'alto, è molto grande. E spero che questo incontro, ti ringrazio tanto, Beppe, di quello che fai, che hai sempre fatto in tutta la tua carriera, io sono sicuro che continuerà a fare ancora. Al grande maestro Nicola, al grande maestro Marco Cinque, che è un carissimo amico, non lo so come chiamare, poeta, fotografo, cioè l'unica buonista. Cosa che lui perde solo per uno, Sebastião Salgado, che è brasiliano, solo questo, tu sei il secondo, per la bellezza di cogliere l'attimo, no? Di questa, dell'immagine, quello che tu hai fatto rimarrà per sempre oggi qui. No? Sì. Io spero che la posso ricordare una cosa nostra? Sì, cioè, sì. Tra le cose bellissime che Marco ha fatto c'è stata anche una cosa che abbiamo organizzato, un incontro in carcere, un concerto per i detenuti che Marco ha fatto nel carcere di Pesaro a sezioni unificate, detenuti e detenute tutti insieme. È stato un momento straordinario. Veramente, non si può dimenticare. Straordinario che ci hanno mandato pure me poi. Nello stesso carcere. Allora, nel stesso modo che avete trasmesso a me tutto questo amore, tutta la passione attraverso la poesia, attraverso la vostra attenzione, cercherò di ringraziarvi con la chitarra, con i suoni, attraverso anche col maestro Nicola Lesini, che facciamo un piccolo improvviso prima di iniziare qualcos'altro. Va bene? Pure. Siamo. Come che c'era quel microfono lì? Questo non è reale. Aspetta, è fuori.
avete saputo veramente tutto quello che è successo nel mio paese recentemente, no? Certo. Però c'è una cosa... Una volta un mio amico, guarda, Marco, sono sicuro che il Brasile un giorno sarà una patria spirituale. In realtà, tutto quello che è successo non ha assolutamente... Sì, certamente ti ha creato tante tristezze, no? Tutto quello, non sto qua a parlare di politiche, però ho percepito che tanta gente, veramente tanta gente, tanti milioni di brasiliani hanno dimostrato il patriottismo, no? In cercare di combattere tutta quella situazione che veramente ho vergogna anche di parlare, anche di vedere. E allora, per fare un omaggio a tutto questo popolo veramente brasiliano, che è molto semplice ma molto gioioso e non molla mai diante delle difficoltà, vi suono questa mia versione di un'opera che si chiama Luar do Sertão. E Luar do Sertão che cosa è? Luar, tu capisci che cos'è? La bellezza della luce della luna. Il sertão è la parte più arida che esiste nel Brasile, che è il nord-est del Brasile. Quando la luna batte su questa terra, provoca un colore di questo marrone che diventa quasi che, come si dice, argento, di così bello che è. Allora, ho cambiato la coloratura della chitarra perché in Brasile c'è uno strumento che si chiama viola caipira, in realtà... Adesso fa parte anche dell'università e ha 32 tipi di accordature diverse, però grazie a Dio conosco solo una che mi va bene. Il tema si chiama Luar do Sertão. Thank you.
viventi, non vivente, Gesù dico vivente, ma di tutti i tempi. Maestro, posso fare le cose per quelli che si fanno al bar? Lo fate un'ora, ad esempio, quelle che chiamiamo Orfeonico, perché molte da quella ti riconoscono, okay, che è la tua. La sua versione di questo pezzo famosissimo di chi non lo conosce. Come si chiama? È la film Orfeonico, la conosciamo così. Ok, allora invito mio carissimo a improvvisare sopra il tema. Io faccio un'introduzione, poi ti do. Questo è dedicato a Simonetta. Chi è Simonetta? La libraia, oggi è la libraia. Quella cui mio figlio obbedisce. Thank you.
parlo proprio. È un pensiero. Però pace Dio, ci volevo essere. E sei entrato nel cuore. Ho fatto più gelosia. E sei entrato nel cuore. Grazie, grazie. Allora, per ringraziare di questo qua, non vi rubo più il tempo, vi suono un arrangiamento di un'opera che secondo me è piccolina, non farò tutta la versione, però secondo me rispecchia e risponde a tutto quello e conferma tutto quello che abbiamo vissuto adesso. Grazie. Tanto il prossimo segno ti puoi anche preparare. Grazie a te. A voi. Grazie. Applausi anche per me. Abbiamo parlato della Palestina. Vogliamo il palestinese. Dove è il palestinese? L'ho perso. Ah sì, è approfittato. Ha approfittato. Allora, mi prepari anche la versione italiana. La leggerà naturalmente in arabo, anche se sa italiano. E l'ha detto... l'addetto culturale all'ambasciata palestinese, no? Come sapete la Palestina è combinata in maniera, se uno dice Palestina, però un po' di Palestina sta a Gaza, un altro Palestina, poi sono tutti profughi, quelli che sono a Gaza sono più che altro sono profughi di altri paesi egiziani, siriani, guatemaltechi, eccetera, tutto è una cosa pazzesca. Va bene, abbiamo il piacere di averlo qui perché si riesce a arrivare, non so perché gli arabi arrivano sempre qua in Italia. Sì, sì, quello è arrivato da Dubai. Sì, sì. No, non mi preoccupavo, vado a telefonare, sta lontano perché insomma sta piuttosto una... Si chiama Hodek. Aspirare, la sapete aspirare la H, perché voi capite? Ode. Sì, ho capito, ma lui si scrive Ode con la H. Ho capito, ma lo sapete che loro non sanno scrivere la P? È vero,
No, c'abbiamo un problema con le parole. A me mi chiamano, anche nel libro, mi chiamano Bebbe. Perché la P non esiste. Prego. La P non esiste. Posso mettere qua? Sì, sì, l'hai fatto apposta, però il microfono è là. Quindi fai come ti viene meglio. Basta. Ma hai dato quelle giuste, perché qua sto vedendo l'italiano. No, adesso ho detto a lui che ci tengo a leggere. Allora, buonasera a tutti. Prima di tutto, grazie Beppe per questa occasione, per questo invito. Sono felice di essere fra di voi questa sera. E questo incontro culturale internazionale. Grazie a Beppe. Per, davvero, perché in questi momenti difficili di guerra, conflitti, perché sta facendo un bel lavoro di creare punti di fratellanza, di amicizia e di pace, perché ci sono diversi vuoti da diverse parti del mondo, della Romania, Albania e altre parti anche italiane di diverse città. Per me è un onore stare qua. E la seconda cosa che vorrei dire, essendo palestinese, sicuramente tanti di voi conoscono la situazione in Palestina, che non è facile purtroppo. Noi siamo un popolo che vive sotto l'occupazione da più di 75 anni. Io non voglio parlare della mia causa, di politica, voglio parlare di poesia, di cultura, citando leggendo una cosa molto breve. Ibrahim Jabra, un scrittore libanese molto famoso in tutto il mondo, una volta cosa ha detto? Tutti i palestinesi sono per natura poeti. Forse non scrivono poesie, ma sono poeti perché conoscono due cose importanti: la bellezza della natura e la tragedia. Chi associa queste due cose non può essere un poeta. E questo è vero. E nel mio piccolo, io mi sento un dovere di partecipare a questa bellezza e di scrivere, perché la poesia è anche resistenza. Difendere la patria, la causa, può usare tanti modi, diversi modi. Io nel mio piccolo ho scelto la penna. Perciò vorrei leggere due poesie, poesie di protesta, poesie d'amore, però un amore diverso, verso la mia patria. La prima poesia si chiama Al-Araqib. Al-Araqib è il nome di un villaggio palestinese della Palestina storica, nel sud della Palestina, che è stata distrutta 200 volte. Questa è una storia vera. Ogni volta arrivano i soldati, distruggono un paese che è fatto di tende, di improvvisato, diciamo, distruggono, la gente tornano e ricostruiscono il paese. Questa rappresenta la tenacia, la resistenza del nostro popolo. Comunque questa poesia è stata anche premiata in Messina, in Sicilia, 3 anni fa, mi sa. Io la leggo in arabo e dopo diciamo in italiano. العراقيب في العراقيب بدوي جهز قهوته المرة على نار القلق بيت من صفيح وخيمة من ورق جمل وماعزان يقاومان العطش قرب بئر مهدومة وزة وبطة ينبشان الأمل مئذنة تنادي للصلاة شجرة زيتون تقاوم التهديد والوعيد لا أحد في الطريق إلا الصمت وربابة حزينة تعزف لحن الخلود بدوية بقلب من ذهب تقول لن نرحل برافر لن يمر في العراقيب اليوم جاء
جرس متعجرف ينذر بنكبة جديدة، غيمة سوداء كتب عليها قانون المريض، جندي أشقر يريد إعادة ترتيب المكان، غوريلا تتكلم لغة غريبة، طفلة تبكي لعبتها، طائرة في الجو تصور العدم، جرافة تهدم الذاكرة وقبور الأجداد، دخان التمييز العنصري يخنق التلال، مؤسسات وناشطي سلام يعبرون عن قلقهم ويصرخون لنقتل الطاعون بالضرب على الطبول. في العراقيب حلق الصحراء المحتقن، لا أحد يعترف بها، لا أحد يريدها، وفي غروب شمس حزين همس القاضي الأشقر راعي حقوق الإنسان والديمقراطية، لا كهرباء والحلم ممنوع، وأوصى الطبيب بقتلها 100 مرة، وليتأكد أنها لن تعيش كتب للعالم المريض شربة من صمت أو من موت. Al-Araqib, nella terra dell'Araqib, un beduino ha preparato il suo caffè sul fuoco dell'ansia, in una casa di banda stagnata, in una tenda di carta. Un cammello e 2 capre resistono alla sete vicino a un pozzo distrutto. Oca e un'anatra scavano cercando la speranza. Minareto chiama per la preghiera. Un ulivo resiste alla minaccia e alle intimidazioni. Nessuno sulla strada, tranne il silenzio. Un flauto triste suona la melodia dell'eternità. Una beduina con il suo cuore d'oro dice: non andremo via, Braver non passerà. Al-Araqib, oggi ad Al-Araqib. Una campana arrogante preannuncia una nuova Nakba, una nuova catastrofe, una catastrofe nuova. Su una nuvola nera è stato scritto da una legge malata. Un soldato biondo vuole mettere in ordine il posto. Gorilla parla una lingua strana. Una bambina che piange per il suo giocattolo. Un aereo nell'aria raffigura il nulla. Un bulldozer distrugge la memoria e le tombe dei nostri nonni. Il fumo dell'apartheid soffoca le colline. Le organizzazioni e gli attivisti della pace esprimono la loro preoccupazione e raccomandano e urlano: uccidiamo la peste battendo i tamburi. Al-Araqib. La gola infiammata del deserto, nessuno li riconosce, nessuno li vuole. E ad un triste tramonto sussurrò un giudice biondo: il patrono dei diritti umani e della democrazia. Niente acqua, niente elettricità. Il sogno è proibito. Il medico raccomandò di ucciderla 100 volte e per assicurare che non vivrà ha scritto per il mondo malato uno sciroppo di silenzio, o sciroppo di morte. Qui la palma urlò e disse: oh Dio della luce, dacci la purezza del sole e un po' di follia, e di a loro pianteremo la nostra terra di fragole per nutrire i nostri cavalli, e di a loro i falchi non hanno paura. I falchi non hanno paura. Che meraviglia, che meraviglia. Grazie. Grazie a te. Thank you.
ferma da tanto tempo queste sedie qua sul tetto. Come ti metti? Scusate. Per evitare di essere sopraffatto dall'emozione, avevo deciso di non leggere poesie dedicate. Poi mi sono aggrappato al coraggio di Marco V e mi ho detto, vabbè, lo copio, lo faccio pure io. Per cui ho cambiato idea in corso della serata. Perdonate l'emozione. In genere leggo sempre prima la poesia, però voglio dire due parole. Abbiamo parlato di tanti paesi. In questo, dove da anni si discute stupidamente di porti chiusi e porti aperti, negli anni 90 a Bari, io sono pugliese, attraccava il Vlora, lo sbarco più grande nella storia delle migrazioni di tutti i tempi. Oggi siamo il paese, o dovremmo essere il paese, che dimostra al mondo come le integrazioni sono possibilissime, perché il popolo italiano e il popolo albanese convivono pacificamente, straordinariamente bene in Italia e in Albania. Capite bene perché ho deciso di leggere questa poesia per gli amici. Quando sbarcò il Vlora a Bari, ero giornalista ed ero lì. L'ho visto con i miei occhi. Ed è stato bello, dopo anni, ritrovare negli incontri a cui Beppe mi aveva invitato alcune di quelle persone. Non ci conoscevamo, però sapevamo che eravamo uno di fronte all'altro, da due posizioni diverse. Una decina di anni dopo cercai di rifotografare quelle immagini che avevo in mente e venne fuori questa. Si chiama Vlora. Vlora dolcissima, di canna cubana, vlora sospesa di rotte sconosciute, di destini incerta, vlora pesante di speranza e morsi, vlora che vieni, vlora che vai, vlora che torni e non ritorni mai. Vlora bonbon traboccante di crema, dentifricio aperto, pentola che ribolle, pronta per il banchetto. Vulcano fertile di lava accesa, vlora che urli un silenzio sfatto di corpi sfiniti d'attenzione, vlora che chiedi, vlora che dai, vlora che fai e non reclami mai. Vlora ricordo, guscio, placenta, culla, vlora preghiera, poesia, impresa. Vlora che sogni il sole ad occidente, canto e lamento, verso ottomano, ritmo greco, melodia balcanica, scintille di ferro, forchette, scrivanie. Vlora che apprendi, vlora che insegni, vlora che studi e non escludi mai. Vlora combattente, studente ribelle e liturgia ortodossa, elmo guerriero e casco da cantiere, antico gioiello nuziale, sudicia tuta blu, prezioso ricamo a filo d'oro antico, grembiule sporco da 12 ore. Vlora dimentica, vlora memoria, vlora che salvi e non ti scordi mai. Vlora di testa, vlora di sangue, vlora che specchi limiti e slanci, fondine pronte e porte spalancate, fregi e divise e costole a vista, diaspora e abbraccio. Vlora che sogni, vlora che crei, vlora che voli e non atterri mai. Thank you.
facevo la terza media, oggi ho 49 anni, facevo la terza media quando per la prima volta, all'epoca esisteva la narrativa a scuola, e ti davano dei libri da leggere, uno nell'arco dell'anno e l'altro per le vacanze estive. Per la prima volta lessi un libro, si chiama Romanzo siciliano, di tale Beppe Costa. 13-14 anni forse. L'altro era Tuta Blu di... come si chiamava? Tommaso Di Ciaula. Tommaso Di Ciaula. Dopo 30 anni, 35 anni, me lo ritrovo a bighellonare sui social. Dico, sarà lo stesso? Quel tipo che avevo letto quando facevo la terza media. Sì. Leggo adesso, lui non vuole, però io in genere non lo... In genere leggo sempre prima la poesia, però voglio dire due parole. Abbiamo parlato di tanti paesi. In questo, dove da anni si discute stupidamente di porti chiusi e porti aperti, negli anni 90 a Bari, io sono pugliese, attraccava il Vlora, lo sbarco più grande nella storia delle migrazioni di tutti i tempi. Oggi siamo il paese, o dovremmo essere il paese, che dimostra al mondo come le integrazioni sono possibilissime, perché il popolo italiano e il popolo albanese convivono pacificamente, straordinariamente bene in Italia e in Albania. Capite bene perché ho deciso di leggere questa poesia per gli amici. Quando sbarcò il Vlora a Bari, ero giornalista ed ero lì. L'ho visto con i miei occhi. Ed è stato bello, dopo anni, ritrovare negli incontri a cui Beppe mi aveva invitato alcune di quelle persone. Non ci conoscevamo, però sapevamo che eravamo uno di fronte all'altro, da due posizioni diverse. Una decina di anni dopo cercai di rifotografare quelle immagini che avevo in mente e venne fuori questa. Si chiama Vlora. Vlora dolcissima, di canna cubana, vlora sospesa di rotte sconosciute, di destini incerta, vlora pesante di speranza e morsi, vlora che vieni, vlora che vai, vlora che torni e non ritorni mai, vlora bonbon traboccante di crema, dentifricio aperto, pentola che ribolle, pronta per il banchetto, vulcano fertile di lava accesa, vlora che urli un silenzio sfatto di corpi sfiniti d'attenzione, vlora che chiedi, vlora che dai, vlora che fai e non reclami mai, vlora ricordo, guscio, placenta, culla, vlora preghiera, poesia, impresa. Vlora che sogni il sole ad occidente, canto e lamento, verso ottomano, ritmo greco, melodia balcanica, scintille di ferro, forchette, scrivanie. Vlora che apprendi, vlora che insegni, vlora che studi e non escludi mai. Vlora combattente, studente ribelle e liturgia ortodossa, elmo guerriero e casco da cantiere, antico gioiello nuziale, sudicia tuta blu, prezioso ricamo a filo d'oro antico, grembiule sporco da 12 ore. Vlora dimentica, vlora memoria, vlora che salvi e non ti scordi mai. Vlora di testa, vlora di sangue, vlora che specchi limiti e slanci, fondine pronte e porte spalancate, fregi e divise e costole a vista, diaspora e abbraccio. Vlora che sogni, vlora che crei, vlora che voli e non atterri mai. Grazie, grazie, grazie.
facevo la terza media, oggi ho 49 anni, facevo la terza media quando per la prima volta, all'epoca esisteva la narrativa a scuola, e ti davano dei libri da leggere, uno nell'arco dell'anno e l'altro per le vacanze estive. Per la prima volta lessi un libro, si chiama Romanzo siciliano, di tale Beppe Costa. 13-14 anni forse. L'altro era Tutta Blu di... come si chiamava? Tommaso di Ciaula. Dopo 30 anni, 35 anni, me lo ritrovo a bighellonare sui social. Dico, sarà lo stesso? Quel tipo che avevo letto quando facevo la terza media. Sì. Leggo adesso, lui non vuole, però io in genere non gli obbedisco mai. Non è stata scritta per tutto quello che è successo dopo. La scrissi perché conoscevo la persona, il nome, l'autore, e la settimana dopo che ci conoscemmo la scrissi, ovviamente dedicata a lui. Ah, e per fargli un dispetto gliel'ho messa pure nel libro che ho curato, per cui... Le ali, le ali, sfoltite ai le ali, così dici, e il volo ha un prezzo troppo alto per restare a goderne fra le stelle, eppure so distinguere una ad una ogni preziosa piuma che le veste e che non solamente al volo giova. Ma non ti neghi, è così chiaro, una rincorsa, che sia ambizione, vizio, dipendenza o solo irrinunciabile natura. Notturni sono i cieli dell'ardire e alla notte hai rubato i passi dei ritorni. Eppure, su fogli di pietra scuri, anneriti da fuligini di storia, ti basta e non la smetti di far scorrere acqua. Riflette, così dici, anche la pietra, ogni singola stella, e tu le mostri a chi con te in quell'acqua si bagna, ma soprattutto a chi non sa guardare il cielo. Non strapperò una piuma perché sia souvenir per la vetrina. Si incrociano le ali, l'abbraccio si fa più grande e più caldo, anche dell'orizzonte. La figlia degli occhi si può fumare. No, perché lei, insomma, mi ha rubato gli occhi, ci è venuto apposta per conoscermi, ho chiesto la mano a suo papà, dicevo tutte e due o niente. C'è anche una terza, ho appena saputo. C'è anche una terza? Sì. Non lo sapevo, no? L'ha detto prima, quella della libreria. Va bene, allora, hai i compiti, li hai fatti? Sì. No, come papà. Allora. Ok, va bene. Allora, legge lei in lingua albanese, anche se poi ha imparato pure l'italiano, però l'italiano che lo legge, Marcello, sì, no, anche perché Marcello, vai un po', vieni Marcello, dai, che tu sei con l'età più giusta. Ho fatto incrociare tanti amori che non si sa mai. Poi fra due pelati. Ciao a tutti. Prima di cominciare a leggere le mie poesie, volevo dire grazie a te, che ti voglio un mondo di bene, perché anche se ti ho conosciuto prima che la mia vita cambiasse, cioè dopo, prima che mia mamma venisse a mancare, hai reso la mia vita più bella, perché tramite questi incontri di poesia
tramite questi ricordi, questi eventi di poesia, ho cominciato a scrivere, perché era da molti anni che non scrivevo. Non scrivevo. Scusate, prende emozione. Grazie. E anche grazie a... anche a lui, lo vuoi dire? Anche a Vito. No, volevo solo avvisare, che chiedere l'incocio della poesia, di fare un po' cose così, ci sono quattro vecchietti che aspettano una cosa, se c'è, e quasi sempre dormono, quindi qualche amico, qualche parente, insomma, i nostri invece sono il richiamo delle feste, io delle feste per stare insieme, quindi sono contento che state resistendo, dopo di lei c'è anche ancora Sara, e quindi... Sì, alle feste. Grazie. Poeta. Trupa njerëzor enden kuturu. Të zbrazët a plodrit shfaqja i veçon, thelbi i bashkon. Kush i bindet mirësis ka bekimin e Perëndis, poet në kopshtet e shpirtit mbjell lulet e dritës, koka terit e ngricës u apret, poet është qiriri dashuris që nuk shuhet për jetë. Poet, ky diell këngë, ky vrasës si pamëshirë shëmbrengë, panon të dashuria, udhër rrëfyes që të çonë të lumëturia. Questa poesia la prima poesia era una poesia dedicata ai poeti, che come disse anche mio papà poco prima, che quando nasce un poeta muore una guerra. La seconda è una poesia che ho scritto per mia mamma dopo una settimana che è volata nel cielo. È una poesia molto importante e sono molto felice che per la prima volta la leggo in fronte a voi. Mamma. Rukëtimi yt lartë në qiell është lumturi, që brengave u avë zjarrin i bën shkurmehi. Shpirti yt i bardhë, më i bardhë se sa e bardha, ti e vetë e tashmja, e shkuara zguxon me zë në gojë as me tua vitë. Për mes ndërimit, ti e këngë hynore që këndon duke thithur dhe duke nxjerr dashuri. Me tum ty, pa mund shmëri, drita jote, që na banon në shpirë dyre dritarve ua ka mbyllur dhimbjes, piklimit dhe shprimit. Poshtë të trishtimi, ti e vetë gëzimi, ti e sot me e përsosur që brënda nesh qiton, që brënda nesh lëzon, me të marmalli për ty, është si me përpi një det, val, me mbëlsit pasosur, prendaj lotët të tanë, jam blet të përkorme, që mbledi nektarin e luleve, buza gazeve, të dashuria jote, për të bërë mjaltin e jetës, për të mos rëmpre e ushtrive, ushtues e të umnerës, së zymësis dhe së zesës. Grazie. Viaggio là nel cielo è felicità che fa prendere fuoco il dolore, lo trasforma in cenere. La tua anima candida, più pura del bianco, tu sei il presente stesso,
passato non ha coraggio di parlare di te, né avvicinarti attraverso il sogno. Tu sei il canto divino che respira amore e per l'amore sospiri. Perdere te è impossibilità dell'impossibile. La tua luce che dimora nell'anima chiude la porta e la finestra al dolore, allo strazio, alla disperazione. Abbassa e sconfigge la tristezza. Sei tu la gioia stessa, sei tu l'oggi perfetto che vivi dentro di noi, che dentro di noi fiorisci. Avere nostalgia di te vuol dire bere un intero mare pieno di dolci onde inesauribili. Quindi le nostre lacrime sono le api che ti appartengono, che raccolgono il nettare dei fiori sorridenti del tuo amore per fare il miele della vita. Per non cadere preda del tenebroso conquistatore dell'armata più nera degli abissi. Ti adoro, ti vogliamo bene. Frymarrja e tyre është qiell i bastër, që me zipre të strehoj diellin, hënën, yjet dhe ret. Fryma ndjek frymën e voshnja ndryshon trajt, mbi supet e saj nisin të pushojnë vitet, në të nisin të pleksen të ligat dhe të mirat. Ditën, edhe kur ret mbulojnë qiellin, qielli nuk resh së puthuri me diellin. Natën, për të mundur errësirën, hëna në sulm me drezat e saj të ndiqme, trazohet qielli e yjet luftojnë, sfidohen kush të lëshoj sa më shumë dritë. Dita ditën gjallon, nata natën glaburon. Fryma e parë stoliset me flokë të zbardhur, ardhur në jetë nga fryma e parë vetë. Jo, njerëzit nuk janë thasë të zbrazur, rendia atyre u ka dhënë trajt, e drita e shpirtit u jeton ndër sy. Grazie. Respiro non è diverso da bambino a bambino, mai toccato dal male, mai toccato
tal bene. Il loro respiro è un cielo terso che impaziente aspetta di ospitare il sole, la luna, le stelle, le nuvole. Respiro dopo respiro, i bambini cambiano aspetto. Sulle loro spalle si adagiano gli anni. Il male e il bene si mischiano dentro. Di giorno, anche quando le nuvole coprono il cielo non smette di scambiarsi baci col sole. Di notte, per sconfiggere il buio, la luna lancia i suoi raggi luminosi, il cielo tuona, le stelle combattono, si sfidano a chi sarà più sfolgorante. Il giorno dà vita al giorno, la notte divora la notte. Il primo respiro si abbellisce di capelli grigi, venuto alla vita dal grembo del primo respiro. No, gli uomini non sono sacchi, vuoti. La loro interiorità gli ha dato forma e la luce dell'anima vive nei loro occhi. Mentre sfiorisce, rivive. Mentre rivive, svanisce. Corpi innumerevoli ancora indossano il primo respiro. Ieri era il loro sovrano, mentre oggi è diventato il loro schiavo. Thank you.